La goccia del colibrì. Istruzioni per un futuro sostenibile. Di Roberto Cavallo. Le popolazioni Kayan, Kenya, Punamba, Penan praticano l'agricoltura itinerante e il popolo Tirrai, che vive nel Sarawak, utilizza la flora spontanea della foresta per il proprio cibo. Ecco, tutte queste popolazioni utilizzano principalmente piante appartenenti a 223 specie diverse. Bentornati, care ascoltatrici e cari ascoltatori, sulle frequenze di Radio Bequit, e ben ritrovati da Roberto Cavallo con La goccia del colibrì, istruzioni per un futuro sostenibile. Eccoci con la terza puntata sulla biodiversità e sull'importanza che questa ha, soprattutto per l'uomo. Abbiamo visto come in fondo la biodiversità sia bellezza, la biodiversità sia importanza per la nostra agricoltura. Qui vediamo anche come sia importante per l'alimentazione di intere popolazioni. Pensate che ci sono altre popolazioni come i Kenya che mangiano tra 25 e 43 varietà diverse di funghi. Poi c'è un alimento che è il sago, che è un cibo fondamentale per i Penan del Borneo, che è una sorta di amido che è ricavato da una palma. Nell'intera Nuova Guinea, appunto, ci sono i mangiatori di sago e ne mangiano 115.000 tonnellate più o meno all'anno. E se questa palma dovesse sparire, pensate alle problematiche che ci potrebbero essere. Ma questo vale anche nelle nostre colline, nelle nostre montagne. L'Italia è ricchissima di cultivar tradizionali, di alberi da frutto come le mele, potete andarla a vedere al Consorzio Agrario di Mondovì, o dei grani antichi, e il Piemonte ne è in qualche modo custode con la scuola Malva di Bibiana. Insomma, ci sono veramente tantissime varietà. E in fondo questo non è che uno degli aspetti della biodiversità. E quindi quando ci chiediamo cosa potrebbe accadere e perché è importante mantenere le specie, l'elenco di perché è lunghissimo. Intanto, se dovessero sparire delle specie, si perdono nuove fonti di informazione scientifica, ma andrebbe distrutto un enorme patrimonio biologico potenziale. Perderemmo nuovi raccolti, nuovi legnami, nuove fibre, ma come la pasta per la carta, piante che potrebbero essere adatte alla bonifica di suoli, piante che possono sostituire il petrolio, ma anche un'enorme possibilità di base per medicinali. A proposito di come la biodiversità possa essere importante per la base della creazione di nuovi medicinali, vi racconto questa piccola storia. È la storia di una ranocchia. Il genere si chiama Rheobatrachus, ma è poco importante. È una ranocchia australiana che vive, o meglio viveva, in zone con poca acqua. E noi sappiamo che le ranocchie hanno bisogno di acqua per depositare le proprie uova, che poi si trasformano in girini e che poi diventano adulti. Allora questa ranocchia, una volta depositate le uova, le ingurgitava nel proprio corpo. Il problema è che, come noi sappiamo, è probabile che una volta che uno ingurgita del materiale, questo venga digerito. E allora gli scienziati hanno scoperto come questa ranocchia inibisse la potenzialità dei propri succhi gastrici di attaccare le uova, e quindi queste uova potevano veramente trasformarsi in girini e in piccole ranocchie all'interno del corpo della madre, che poi in qualche modo le vomitava i propri figli,
che così continuavano la specie. Nello studio gli scienziati hanno appunto scoperto che la ranocchia inibiva i succhi gastrici attraverso un sistema enzimatico di gastroprotettori. Una scoperta interessantissima, soprattutto per la possibilità di replicare questa capacità per medicinali che noi possiamo utilizzare per proteggere il nostro stesso stomaco quando, per esempio, siamo costretti a fare delle cure particolarmente aggressive per il nostro corpo. Purtroppo questa ranocchia, a causa dei cambiamenti climatici e degli inquinamenti, è sparita perché il proprio habitat è venuto meno. Ecco, questa è una dimostrazione pratica di come la biodiversità abbia un ruolo fondamentale per l'uomo. E allora proviamo ad ascoltare prima un brano di musica e poi i nostri inviati per cercare di capire qualche altra storia curiosa più vicino a noi. Ci ascoltiamo un brano di musica sapientemente scelto dal nostro Alessio Lerda e poi andiamo ad ascoltare una testimonianza raccolta dalla nostra inviata Emanuela Rosio, che l'ha raccolta da Oreste Cavallo, conservatore onorario del Museo Civico Federico Eusebio di Alba, autore di tantissimi libri, tra cui alcuni che testimoniano proprio la ricchezza di biodiversità dei nostri territori. Oggi siamo con Oreste Cavallo. Lui si definisce uno specialista generale della zona delle Langhe e le ha studiate da differenti punti di vista. Gli chiedo di raccontarci che cosa hanno di particolare queste colline dal punto di vista della biodiversità. In realtà non sono io che mi definisco uno specialista generale, ma è stato un mio amico Jean Godin dell'Università di Parigi che, avendo visto le cose che ho pubblicato, mi ha appunto definito un specialista generale. E le cose che ho pubblicato riguardano la geologia, un'opera intitolata Fossili dell'Albese, Langhe Roero, l'Albese, e poi vari articoli sulla fauna, in particolare gli insetti, farfalle, coleotteri, eccetera, e la flora, con un'opera che è stata richiesta dalla famiglia Albeisa e che si intitola La vegetazione dell'Albese. Parlare di biodiversità richiederebbe diverse lezioni di varie ore ciascuna. Non è un argomento che si possa risolvere in tempi brevi. Dal punto di vista floristico, è un'area relativamente piccola come quella delle Langhe e del Roero, e risulta in realtà tra le più indagate dell'intera Italia, e sono tante le specie di piante spontanee che vi sono presenti. Siamo all'incirca intorno alle 1500 specie diverse tra piante erbacee ed arboree, senza coltivare, senza considerare quelle coltivate. Oreste, hai fatto un libro sulle orchidee spontanee delle Langhe. Quante sono le specie censite su questo territorio e che cosa hanno di particolare a livello di biodiversità? La guida alle orchidee spontanee delle Langhe, questo è il titolo, l'ho realizzata insieme a un ottimo fotografo di Alba, Giovanni Della Piana, ed è arricchito anche dai disegni di mio figlio Roberto. In quest'opera sono presentate
43 specie e 7 ibridi. Ma dopo la pubblicazione che è stata attuata dall'Associazione Amici del Museo Eusebio di Alba, si ne sono scoperte altre 3 specie che vanno aggiunte e che portano la orchidoflora langhese a circa il 50% della intera ricchezza che si può trovare in Italia. Questo la dice già lunga sull'importanza di questa ricchezza floristica di cui si possono vantare le nostre colline. Nella tua carriera, Oreste, hai notato qualche cambiamento importante su queste colline a livello di biodiversità? Ad esempio, una specie che prima non c'era ed ora c'è? E se sì, qual è questa specie o quali sono queste specie? Bene, cambiamenti ce ne sono sempre. Da quando Lavoisier ha detto che nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto può cambiare. E per quello che riguarda la natura, i cambiamenti da quando l'uomo se ne occupa, o peggio ancora li determina, ce ne sono stati tanti. Per quello che riguarda la flora, per esempio, sono diverse le specie che sono introdotte nel territorio, portate dall'uomo stesso, l'olmo, il castagno, e non parliamo delle specie erbacee che sono ben più numerose di quelle legnose. Il cambiamento più evidente di questi ultimi tempi, l'ho pubblicato, ho contribuito anch'io a pubblicarlo insieme a un altro amico botanico, chiamiamolo così, Franco Rota, pubblicato in un articolo che si intitola Nuovi dati sulla flora delle Langhe, nel quale si elencano e si indica la località in cui è stata trovata di un buon numero di specie che sono diventate spontanee. In generale si può dire che questi cambiamenti hanno portato a una serie di arricchimenti floristici, l'aumento cioè del numero delle specie. Non saprei indicare delle specie scomparse del tutto. Più che altro c'è stato un ridimensionamento con il tempo, perché certe aree paludose sono scomparse e quindi si sono ridotte le frequenze delle specie che sono presenti, ma di regola non è la scomparsa, è soltanto la diminuzione del numero, quindi della loro presenza. E questo giustifica il fatto che molte, praticamente tutte le amministrazioni provinciali del Piemonte hanno inserito tutte le specie di orchidee spontanee nei loro elenchi delle piante a protezione assoluta secondo la legge regionale numero 32 del 1982. Quindi
delle orchidee spontanee non bisogna e non si può e non si deve danneggiare nessuna parte, neanche una foglia, comunque meno ancora di tutto raccogliere il mazzolino. Emanuela Rosio per La goccia del colibrì da Alba. Torniamo per un attimo in studio, care ascoltatrici e cari ascoltatori, con Roberto Cavallo, ma proprio solo per un rimbalzo, perché ripasso la linea immediatamente a Maurizio Bongioanni, che è andato ad incontrare un rappresentante del WWF, organizzazione che conosciamo tutti e che si batte proprio per salvaguardare porzioni del nostro territorio che così possono arricchire la nostra biodiversità. Linea a te, Maurizio. Oggi parliamo di biodiversità insieme al dottor Marco Galaverni, responsabile specie e habitat del WWF Italia. Il rapporto tra uomo e natura è sicuramente un rapporto conflittuale. La storia ci insegna che l'uomo, man mano che popolava il pianeta, lo faceva a scapito di altri esseri viventi, come le specie animali. Possiamo dire che oggi, nonostante la modernità, la situazione sia ancora così, cioè che l'uomo si sta espandendo a scapito di altre specie viventi, soprattutto parlo degli animali? Migliaia e migliaia di anni l'uomo ha vissuto in equilibrio con la natura, utilizzando le risorse che questa metteva a disposizione e quindi con impatti relativamente limitati sul pianeta. Negli ultimi migliaia di anni però le cose sono cambiate, soprattutto con l'avvento dell'agricoltura e poi hanno avuto un'accelerazione negli ultimi secoli. Oggigiorno tre quarti delle terre emerse sono impattate significativamente dalla presenza umana, così come due terzi degli oceani, secondo i più recenti rapporti, e quindi ancora permane una modalità di sfruttamento delle risorse, senza capire che il pianeta è limitato, le risorse sono limitate, per cui o troviamo un equilibrio o saremo noi stessi i primi a subirne le conseguenze. Ecco, un animale che mi viene in mente a proposito di questo tipo di minaccia è il lupo, giusto? Esempio eclatante, perché di fatto, e soprattutto dall'epoca moderna a quella contemporanea, è stato completamente sterminato da tutta l'Europa centrale e settentrionale, e quindi è proprio per questione di percepita competizione e anche un certo atteggiamento di superiorità da parte dell'essere umano e il non poter tollerare altri competitori, e questo ha fatto sì che siano sopravvissute poche popolazioni, soprattutto nel sud dell'Europa come in Spagna, Italia e Balcani, dalle quali però negli ultimi decine di anni c'è stata una spontanea riconquista di gran parte dei territori, perché sono cambiati comunque molti ambienti con l'abbandono dell'agricoltura, soprattutto nelle zone marginali, quindi almeno in Europa le foreste sono espanse le prede selvatiche, quindi anno dopo anno, passo dopo passo, il lupo ha riconquistato gran parte di questi territori, non senza difficoltà, ma sicuramente con un ottimo esempio di ristabiliti equilibri naturali. Allargando invece lo sguardo, quindi dal mondo animale al mondo delle piante, al mondo agricolo, eccetera, possiamo dire che comunque la biodiversità nel suo insieme sia minacciata dall'uomo? In generale però i segnali sono sicuramente preoccupanti. L'ultimo rapporto dell'IPBS, l'organismo internazionale che si sta occupando del rischio di perdita di biodiversità, ha stimato che ben 1 milione di specie sulle 8 stimate siano attualmente a rischio di estinzione, con un tasso di estinzione pari a 10 o anche 100 volte quello medio a cui abbiamo assistito negli ultimi 10 milioni di anni, quindi qualcosa di equiparabile alle grandi estinzioni di massa del passato, come quelle che hanno portato alla scomparsa dei dinosauri. Tale è l'effetto dell'uomo sul pianeta con gli attuali modelli di sviluppo. Ci sono degli esempi virtuosi che vale la pena raccontare, anche, come dire, per essere positivi e non solo disfattisti?
Fare qualcosa è ancora possibile? Assolutamente, così come in passato siamo riusciti a alimentare il problema delle piogge acide eliminando il piombo dai combustibili, così come siamo riusciti a alimentare il problema del buco dell'ozono eliminando quei composti contenenti fluorocarburi che ne erano la causa, così è allo stesso modo siamo ancora in tempo per modificare i nostri modelli di sviluppo e di produzione, quindi mantenere un benessere diffuso ma con un impatto molto minore sul pianeta. I consumatori hanno un grandissimo potere, con il proprio carrello della spesa possono orientare le modalità di produzione, quindi è un esempio per tutti lo sviluppo dell'agricoltura biologica, più rispettosa della biodiversità dal punto di vista dei pesticidi, ma anche acquisti a chilometro zero, riduzione degli sprechi e materiali più duraturi e così via. Le cose possono davvero cambiare, ma abbiamo poco tempo e dobbiamo farlo su grande scala, tutti insieme. Maurizio Bongiovanni per La Goccia del Colibrì. Grazie ai nostri inviati per queste ulteriori testimonianze che dimostrano quanto importante sia il mantenimento della biodiversità sul pianeta, nei nostri territori, soprattutto per noi stessi. Ed eccomi di nuovo con voi, io sono sempre Roberto Cavallo e sono qui a darvi ulteriori piccole pillole, piccole gocce, piccole azioni da fare quotidianamente per salvaguardare la biodiversità. Nelle puntate precedenti ne abbiamo già elencate ben 6 e ve ne lascio ulteriori 4. E allora la settima azione è: impara a conoscere i nomi delle piante che crescono attorno a te. L'ottava è: impara a riconoscere le erbe che crescono nelle campagne della tua regione e a conoscerne le proprietà per cucinarne o per esempio farne infusi. E le ultime due sono due pillole, due azioni da chiedere al vostro sindaco. Chiedi al tuo sindaco che non usi diserbanti per pulire i bordi delle strade o i marciapiedi. E decima, ultima goccia per la biodiversità, e chiedi al tuo sindaco che scriva i nomi delle piante della tua città e promuova gli orti urbani. Un grazie per l'ascolto da Roberto Cavallo. E proseguiremo con le prossime puntate passando un altro argomento importantissimo, che è il consumo di suolo. Anche questo è un argomento fondamentale per un futuro nostro sempre più sostenibile.